Buongiorno a tutti, mi vedete struccata in questa tenuta casalinga? Perché oggi voglio provare con voi questa qui. Non è un uovo di struzzo o simile, bensì è una maschera viso e in America è molto famosa, soprattutto in Corea perché è una maschera coreana. La marca è Tony Moly e la vendono da poco da Sephora. C'erano un sacco di maschere, queste qui a forma di uovo, ce ne sono tre tipi, quella idratante, quella per i punti neri che mi hanno detto su Instagram, che è ottima. Io ho preso questa qui per i pori dilatati. Qua ho un... ragazzi, qua ho il cartellino della Maya. Dicevo, quindi niente, questa è la maschera, l'ho pagata intorno ai 16 euro, il contenuto è veramente poco. E la andiamo ad applicare esclusivamente sui pori dilatati. La cosa che mi ha colpito, adesso non ho lo scatolino fuori, ma la cosa che mi ha colpito era questa acqua dell'Alaska mischiata a non so che cosa, e quando poi ho annusato effettivamente c'ha questo odore molto fresco, e quindi ti immagina subito, cioè ti fa immaginare subito che ti restringe istantaneamente i pori. E visto che qua ne abbiamo a bizzeffe, la proviamo subito. Ha una consistenza tipo mousse. Ma parliamo un attimo mentre ve la metto, che cos'è un poro dilatato. Il poro dilatato nell'effettivo è una cicatrice fondamentalmente, perché una volta che tende a dilatarsi difficilmente si restringerà per sempre, perché ha subito un trauma, quindi, oddio, detta così, però nel senso che ha subito un trauma per cui si dilata e difficilmente si restringerà. Quindi mettiamo pure qui, perché anche qui ho i punti neri, li mettiamo, in effetti è per i pori dilatati. E la mettiamo anche sul naso. Perché subisce un trauma? Vabbè, dipende anche dal vostro tipo di pelle, perché tendenzialmente è più diffuso tra le pelli miste grasse, come la mia, il mio schifo di pelle. Ma può succedere anche che con vapori, con una cattiva pulizia del viso, questi pori si dilatano e non tornano più come prima. La metto anche qui, perché ahimè ho anche qui questo schifo. Perché metti le mollettine se poi non tiri bene i capelli? Cioè, la messa in piega se n'è andata a farsi friggere. Bisogna tenerla in posa per 8-10 minuti, diceva lo scatolino, quindi io la terrei così, però vi anticipo che sento questa sensazione di fresco fortissima, tipo acqua fredda gelida sul viso quando vi lavate il viso. Questa è la sensazione, però è persistente. Allora, sono passati 10 minuti, come potete notare è completamente asciutto, sembra cemento, infatti. Cioè, prima mi sono sporcata la mano e è rimasto tutto secco, e non so se riuscite a sentire, però vedete. Quindi adesso vado a risciacquare e ritorno subito, così vediamo. Vedete, qua sta iniziando a crepare perché si è proprio seccato, e così vediamo se ha funzionato oppure no. Allora, lasciando stare i residui di maschera che non ho sciacquato benissimo, sono veramente scioccata, perché comunque in alcuni punti c'è ancora il poro dilatato, ma è veramente, vi assicuro, meno visibile di com'era. Infatti, cioè, è la prima volta che mi capita con una maschera, cioè con una maschera per pori dilatati sono sempre un po' beffe. E vabbè, lasciamo stare la pelle, che è comunque un disastro. Sapete che c'ho l'acne post cortisone, però comunque impressionante. Qui anche cioè è come se in alcune zone ha funzionato meglio, in altre non benissimo.
Però io che conosco la mia pelle, vi assicuro che è veramente molto meno. Ho fatto le maschere, perché voi sapete che io amo follemente fare maschere. Se mi seguite su Instagram, lo sapete, Instagram, Facebook, perché sto sempre a fare maschere. Solitamente faccio una bella passatina anche di tonico, perché se avete la pelle secca dovete assolutamente passare il tonico e poi mettere una bella crema idratante. Io che ho una pelle mista e attualmente molto più grassa che mista, passo semplicemente il tonico. Mi hanno mandato un tonico che mi sta piacendo tantissimo, che è questo della Elemis. L'avrò usato 3 volte, va, con oggi 4. E mi piace tantissimo perché ha un odore di lavanda impressionante. Io ve lo vorrei trasmettere, ma cosa principale, ho notato che comunque anche dopo essermi struccata benissimo, passo il dischetto e esce ancora zozzo, il che vuol dire che è un tonico buono. La lavanda ha appunto un potere astringente, quindi andiamo a continuare con l'azione della maschera. E niente, quindi la mia recensione per questo prodotto, che alla fine ho usato una volta, però comunque devo dire che è un test su strada come le fa Lolla, quindi è simile come concetto. Anzi, fatemi sapere che se questo genere di video vi può piacere, che magari ne faccio altri perché sono molto rapidi e lo promuovo, quindi veramente mi ha fatto un'ottima impressione. Io spero che portino comunque da Sephora anche il trucco, perché fa delle cose spettacolari. E quindi niente, fatemi sapere se anche voi avete provato qualcosa di questo brand, se volete provare qualcosa, magari questa, e che mi consigliate. Ok, un bacione e alla prossima. Ciao.